Tra il 6 e il 9 ottobre è andata in scena l'edizione 2016 di Le Radici del Vino, un evento che, di anno in anno, celebra con maggiore lustro le eccellenze di una terra, quella di Rauscedo e San Giorgio della Richimbelda, ormai punto di riferimento nel panorama legato al mondo vivaistico viticolo mondiale. La grande produzione di barbatelle, che distingue questa zona friulana in tutto il mondo, ben 100 milioni di innesti all'anno, è già stata ampiamente riconosciuta nel prestigioso ambito di Expo 2015. Ma nell'evento Radici del Vino ha trovato un nuovo palcoscenico, non mancando di affascinare i tanti appassionati e le numerosissime famiglie intervenute. Convegni, momenti culturali e spettacoli, ma anche mostre, presentazioni editoriali e attività per i più piccoli. Le Radici del Vino 2016 non ha mancato di informare, divertire e intrattenere un vasto numero di visitatori. Una grande occasione per degustare il meglio tra le produzioni tipiche, attentamente selezionate e per alzare il livello tecnico. Proprio quest'ultimo aspetto è stato sottolineato dal sindaco Leon nel suo discorso inaugurale, che ha voluto valorizzare il nutrito programma di convegni e momenti d'approfondimento, incentrati sulla vite, il vivaismo, la barbatella e il vino, ed anche sugli apprezzatissimi laboratori del gusto, che hanno introdotto il pubblico alla degustazione di grandi etichette. Dunque, una grande festa a misura di famiglia ed un grande momento di riflessione per gli addetti ai lavori, che ha saputo rinnovarsi in un'edizione 2016 assolutamente vincente ed apprezzatissima e che rilancia, per il prossimo autunno, l'aspettativa di un evento che non potrà che stupirci ancora di più.